novembre 1930. Ad Addis Abeba, Rastafari Makonnen viene incoronato, diventa imperatore d'Etiopia col nome di Haile Selassie. Sarà un simbolo amato da tutti gli africani. Suo padre, Ras Makonnen, è stato il vincitore della battaglia di Adua contro gli italiani ed è figlio dell'imperatore Menelik e della regina Taitu. Nel 1915 muore Menelik e gli succede il nipote Liga Yassou, e due anni dopo il futuro Haile Selassie rovescia con una congiura di palazzo. Stavolta sale al trono la figlia di Menelik, Zaudittu, mentre di fatto, autonominatosi reggente, Rastafari diventa il vero sovrano. Nel 1933 dichiara illegittima la schiavitù. Il suo coraggio è leggendario, ma non basta a difendere l'Etiopia dalle mire imperialiste di Mussolini. L'occupazione italiana lo rende esule per 5 anni. Lasciata Addis Abeba il 5 maggio 1936, ritorna il 5 maggio 1941 alla testa di un reggimento. È generoso con gli ex nemici. Tutti gli italiani di buona volontà, afferma, sono sotto la mia protezione e possono lavorare liberamente da noi. Il vecchio leone di Giuda non è più un mito per i suoi ufficiali, che hanno studiato nelle accademie militari europee. Essi tentano di rovesciarlo una prima volta, mentre nel 61 è in viaggio in Brasile. Tornato immediatamente ad Addis Abeba, riprende tuttavia il potere e cerca di consolidarlo con durissime rappresaglie verso i traditori. Ma nel febbraio 1974 comincia in Etiopia la rivoluzione strisciante, che porta alla sua destituzione il 13 settembre 1974. A questa data, Haile Selassie, il re dei re, è prigioniero senza alcuna possibilità di contatto col resto del mondo. Sarà ucciso nella capanna dove era tenuto prigioniero.